Ciao a tutti, oggi parliamo di allungo, come avere un allungo corretto nell'arco nudo. Se nell'olimpico e nel compound ci sono delle metodologie appropriate per ottenere l'allungo corretto, nell'arco nudo questo argomento è un po' sottovalutato. Intanto, prima di tutto, l'allungo corretto è quello che ci permette un perfetto allineamento, è quello che ci permette che le forze di spinta e di trazione siano perfettamente allineate. Unicamente questo è molto molto importante per quanto riguarda l'arco nudo. Ecco, abbiamo visto il mio allungo, che dipende ovviamente dai contatti, come vado ai contatti, come vado in ancoraggio e come sono ben posizionate le mie forze di spinta e trazione, quindi l'allineamento. Ovviamente il metodo e la tecnica che noi dobbiamo ricercare è che sia tutto assolutamente ripetibile, che il mio allungo sia confortevole e che sia soprattutto ripetibile. Ecco quattro mie frecce tirate, tutte identiche, e che hanno permesso con un buon ancoraggio, con un buon allungo e con un buon allineamento di ottenere un ottimo risultato. E questo va assolutamente ricercato. Quindi l'allungo non è una cosa da sottovalutare. Adesso vedremo molto più approfonditamente come ottenere un allungo e cosa c'è dietro l'allungo per arco nudo e per l'arco tradizionale, che non è assolutamente banale. Qual è il corretto allungo negli archi tradizionali e nell'arco nudo? Intanto, ahimè, il danno più grande che può fare un costruttore al proprio arciere è stabilire a priori l'allungo esatto. Faccio un passo indietro, non è lo stabilire l'allungo esatto, ma è stabilire un modello di ancoraggio, perché l'allungo è dato dall'ancoraggio e l'ancoraggio, non dimentichiamocelo mai, è dato dalle misure antropometriche che ognuno di noi ha diverse. Quindi la lunghezza dell'avambraccio, la lunghezza del braccio fanno sì che noi abbiamo. Sì, è ovvio, siamo tutti diversi e tutti abbiamo misure di braccio e avambraccio diverse, quindi assolutamente gli allineamenti saranno completamente diversi per ognuno di noi. Non solo gli allineamenti, ma anche la struttura. I più giovani sono molto più flessibili e hanno più capacità, quelli più anziani un po' meno. Quindi è tutto rapportato effettivamente a come siamo fatti. Nessuno è uguale. E quindi vedremo anche che non ci possono essere allunghi precostituiti, ahimè, se non con opportune modifiche di carattere delle forze in gioco, che non sono altro poi che le catene cinetiche muscolari che mettiamo poi in atto durante il tiro. Non possiamo permetterci di iniziare con un modello di ancoraggio che stabilirà un allungo che nella maggioranza dei casi, nel 99% dei casi, sarà completamente errato. Quindi se noi andiamo in ancoraggio con l'indice all'angolo della bocca, non avremo mai un allungo corretto. Sì, questo cosa vuol dire? Vuol dire che non ci possono essere allunghi precostituiti. Io non posso dire a tutti i miei allievi ancorate all'angolo della bocca, perché ancorare all'angolo, con l'indice all'angolo della bocca, vuol dire stabilire a priori un allungo che può non essere quello che il mio corpo, le mie misure consentono, ma soprattutto siamo poi sicuri che siamo allineati, che siamo in allineamento, gomito della corda e
braccio dell'arco e freccia siano allineati verso il bersaglio, non lo possiamo sapere. E quindi l'allungo dipenderà poi da questo, da come riusciamo ad andare in allineamento, ma soprattutto come dobbiamo andare poi in allineamento con le forze in gioco, di spinta e di trazione. Ma come facciamo ad avere un allungo corretto? E qual è l'allungo corretto? Intanto l'allungo corretto è quello che il nostro corpo, le nostre misure, ci permettono di andare in ancoraggio in modo semplice, economico, confortevole. Questo comfort sarà diverso da persona a persona. E sempre il comfort. Se stiamo bene, se non abbiamo problemi, se ci sentiamo bene in ancoraggio, se ci sentiamo bene col nostro allungo, vuol dire che tutto è ok, perché la cosa più importante, poi vedremo anche dal punto di vista mentale in un prossimo video, come dobbiamo essere soddisfatti di rimanere in ancoraggio. E quindi questo sarà dato anche, non dico proprio dalle forze geometriche, dalle linee geometriche, ma soprattutto dal comfort. Vi assicuro che non ha bisogno minimamente di avere dei contatti, di avere più contatti. Basta un contatto solo, forse due, ma un contatto è più che sufficiente per poter essere precisi poi nel proprio allungo. Diciamo che i contatti sono molteplici, non è proprio uno solo, non è proprio solo il pollice sotto la mandibola come capita a me, ma poi ci sono altri contatti che sono la corda, che sono altri anche magari meno importanti, meno forti, ma che contribuiscono tutti poi ad avere comunque un ancoraggio ripetibile. Vediamo qual è il mio ancoraggio che stabilisce il mio allungo. Poi parleremo come mantenerlo, come utilizzarlo e come imparare ad avere sempre il proprio allungo. E soprattutto parleremo quanto influisce l'allungo corretto o scorretto sul tiro. Intanto il mio allungo, che è definito dall'ancoraggio, è molto semplice. Io non ho uno zigomo sfuggente, quindi non posso andare con l'indice sotto lo zigomo, non ce l'ho preciso, ma andrò con il pollice sotto la mandibola in questo modo qua. Ok? In questo modo la mia mano non potrà salire, che è quello, il danno peggiore che si potrà fare è quello di muovere la mano in questo senso, nel senso verticale. Ok? Per quanto riguarda l'allungo, sarà dato dalla mia forma di tiro. La mia forma di tiro è precisissima per quanto riguarda l'allungo. Non c'è bisogno di indice, non c'è bisogno di toccare, non c'è bisogno di... La mia forma di tiro e la mia tecnica, che acquisirò di volta in volta, mi permetterà di avere un allungo molto, molto, molto preciso. Vediamolo. I contatti che avrò in ancoraggio e che determinano poi gli allineamenti, che determinano poi la mira, che determina poi effettivamente, perché la mira inizia dalla pretrazione, da quando io aggancio il bersaglio, quindi tutto è concatenato, tutto è assolutamente concatenato e deve essere concatenato. Diciamo che io ho dei contatti e degli allineamenti molto automatici e molto provocati dal subconscio, quindi non provoco un'attenzione straordinaria. L'allenamento e l'addestramento mi hanno portato ad ottenere questi risultati, e che comunque sono quelli che dovete assolutamente perseguire, perché non è possibile controllare ogni singolo movimento. Ecco, quando guidate non guardate certo i piedi che muovono i pedali dell'acceleratore del freno, quando cambiate marcia non fate attenzione a quello che fate. La stessa cosa dovrà avvenire
per i contatti e per e ovviamente anche per gli allineamenti. Questo è il mio string dei 18 metri, andrò in ancoraggio in questo modo e questo mi allungo super preciso. Tirerò la mia freccia, vediamo la seconda, così potete vedere che la freccia è andata esattamente nello stesso punto. Se confrontate le due frecce hanno esattamente lo stesso allungo, senza che io, lo vediamo di nuovo, senza che io abbia un riferimento di precisione, la mia forma di tiro che mi porta ad avere questa precisione nell'allungo. Lo vediamo di nuovo. Effettivamente anche un po' di memoria muscolare contribuisce ad ottenere questo risultato, senza andare a muro con qualcosa. Senza avere un riferimento con qualcosa, in modo tale che uno si può più concentrare sugli allineamenti, sui rilassamenti vari e soprattutto sulla concentrazione verso il bersaglio e l'affinamento della mira. Io direi che è la cosa più essenziale che non avere una percezione di ancoraggio fisica, diciamo più fisica, non lo trovo necessario. Quindi, qual è la conclusione di questo piccolo video? La conclusione è che l'allungo è determinato dall'ancoraggio e dalla nostra tecnica di tiro. Quindi non dobbiamo preoccuparci di avere esviante, non dobbiamo preoccuparci di avere un contatto al viso che determina l'allungo. Noi dobbiamo avere un contatto al viso che determina una buona tecnica. Il nostro istruttore ci aiuterà sicuramente. Molti video, facciamoci fare dei video da altre arcieri, se non abbiamo un buon istruttore, che ci permettano di avere un ancoraggio comodo, confortevole, ripetibile. E che soprattutto non ci faccia muovere la mano in questo senso, perché muovere la mano in questo senso è equivalente a fare string walking sulla corda. Ricapitolando, cosa deve fare un buon allungo? Deve allineare le forze, rimanere in allineamento, avere un buon contatto, sicuro, certo, e soprattutto non deve avere un discostamento sull'asse verticale, cioè non deve muoversi in questo senso qua. Assolutamente quello è, vuol dire muoversi sull'asse verticale, vuol dire esattamente come lo string. Quindi se siamo precisi nello string dobbiamo essere anche precisi di avere un buon ancoraggio sicuro, certo e soprattutto allineato, e questo ce lo darà il nostro. Voi direte, ma io non sono sicuro di avere sempre un allungo preciso. Allora, intanto ne abbiamo già parlato per quanto riguarda il tiro all'aperto, il tiro in salita e in discesa, se non abbiamo una buona T, e ovviamente l'allungo varia enormemente. Ma parliamo del tiro indoor, del tiro in piano, dove siamo sicuri di avere sempre una buona forma di tiro, un buon tiro, quindi essendo in piano abbiamo sempre assolutamente lo stesso allungo. Cosa comporta avere un errore di allungo? Beh, intanto l'errore di allungo è minimale rispetto alla nostra tecnica di tiro, è minimale ad esempio al movimento della testa. Siamo usciti un po' fuori dal seminato perché non c'entra poco con l'allungo, la testa, però la testa fa parte della nostra sequenza di tiro e la testa deve rimanere ferma, questo durante la trazione, durante la ricerca dell'allungo. Assolutamente la testa deve rimanere ferma. Fate qualche filmato, accertatevi
che la vostra postura sia corretta, che la testa sia ferma, perché questo è indispensabile ed effettivamente alla fine è indispensabile anche per avere un allungo ripetibile e certo e soprattutto performante, perché poi alla fine dobbiamo essere performanti. E l'errore massimo che uno può avere nell'allungo è di 2 mm e mezzo. 2 mm e mezzo sono tanti, perché se vedete questa punta che si sposta di 2 mm e mezzo è già un errore molto elevato rilasciare con 2 mm e mezzo prima o 2 mm e mezzo dopo. Ma 2 mm e mezzo cosa sono? Sono un decimo di pollice. Un decimo di pollice equivale a 2 decimi di libra. 2 decimi di libra in un tiro a 30 metri equivalgono a 1 centimetro in più o 1 centimetro in meno sul bersaglio. Assolutamente irrisorio. Quindi non preoccupiamoci minimamente dell'allungo, preoccupiamoci della nostra tecnica, di avere una buona tecnica. Beh, proprio non preoccuparci di avere un allungo preciso, magari no. Non fosse altro che olimpici e compound sono super precisi con l'allungo, deve esserlo anche l'arco nudo. Però un po' con l'allenamento, un po' con le memorie muscolari, vedrete che l'allungo assolutamente sarà preciso. Io sconsiglio sempre di mettere clicker in allenamento. Il clicker, molti me lo chiedono se devono usare il clicker sull'arco nudo per essere sicuri di avere il proprio allungo, io lo sconsiglio. L'unica cosa che consiglio per prova è nei tiri in salita e in discesa, per vedere quanto sbagliamo l'allungo in salita e in discesa, perché quando una non perfetta T in salita o in discesa sicuramente l'allungo sarà minore, anche addirittura di un pollice o forse anche di più. Quindi mettendo il clicker uno interiorizza, capisce, vede di quanto si discosta il suo allungo dal tiro in piano. Però peraltro il clicker assolutamente non è necessario, magari è più necessario fare qualche filmato e vedere come la punta della freccia indietreggia o come avanza dall'ancoraggio al rilascio, per rendersi conto di far lavorare bene i muscoli dorsali, di allinearsi opportunamente, anche guardandosi da dietro, vedere e stabilire il gomito della corda come è posizionato e di conseguenza capire con la propriocezione che insita in ognuno di noi di stabilire il comfort adeguato per accentuare ovviamente la performance, perché è quello che noi vogliamo sempre dal nostro sport. Ok, io penso di aver parlato abbastanza dell'allungo corretto e quindi di conseguenza della trazione dell'ancoraggio. Nei prossimi video vedremo la sequenza di tiro e vedremo altre particolarità del nostro amato sport. Un saluto a tutti, alla prossima, ciao!